Salve a tutti, benvenuti sul mio canale, io sono Mr. Camarium. Se non l'avete già fatto, lasciate un like e iscrivetevi se non l'avete già fatto. Visto che voglio arrivare all'obiettivo di 10.000 iscritti, ho bisogno della vostra collaborazione. Oggi parleremo di sicurezza. Sicurezza riguardo alla stampante 3D. In fase di costruzione ho utilizzato un alimentatore cinese. Questi alimentatori cinesi, anche se costano poco e comunque si è prestato per il lavoro che ho svolto, ha comunque delle problematiche di ordine di sicurezza. In effetti la 220 e la 12 volts stanno sulla stessa linea. Questo può portare, per chi non è pratico, delle conseguenze disastrose. In effetti, qual è il problema di utilizzare questi alimentatori? Che, essendo così particolarmente instabili, in quanto non hanno una ventilazione, non riescono a tenere il passo con le necessità tecniche, comunque elettriche, della stampante, possono esplodere. E come vedete dalla foto, parecchie stampanti hanno fatto questa fine. Questi alimentatori qua li potete trovare in commercio anche con la ventola, anche con 30 ampere, anche se la stampante ha bisogno di un amperaggio più basso. Infatti la mia non va oltre i 18 ampere, la cosa comunque non comporta nessuna differenza, perché poi il problema sostanziale che abbiamo è sempre il discorso di come è posizionata l'alimentazione, che non è praticamente isolata e esposto comunque al contatto fisico. Invece gli alimentatori ADX hanno un'alimentazione separata, in quanto la 220 si trova la 220 e la 12 volt si trovano in due punti opposti, e soprattutto la 220 isolata da un connettore in gomma, in plastica, e questo dice tutto sulla sicurezza. Adesso vediamo come ho modificato la mia stampante per applicare questo sistema. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare è modificare l'alimentatore ATX. L'alimentatore ATX, oltre ad avere i 12 volts, ha molte altre tensioni come le 5 volts e la 3 e 3. A noi interessa principalmente la 12 volts e conserveremo anche i 5 volts, che potrebbero essere utili per eventuali oggetti che potremmo utilizzare con la stampante, tipo una GoPro che vorremmo utilizzare per registrare il nostro lavoro. Gli altri cavi in questione non li utilizzeremo, a noi serve soltanto il connettore principale, quello grande che si va a utilizzare sulla scheda madre di un computer. Adesso con questo video vi mostrerò cosa dovete fare per modificare questa ATX. Rispetto a quello che ho visto su internet, molti consigliano di smontare l'alimentatore e staccare letteralmente i fili dall'interno, ma questo è un sistema che potrebbe andare chi ha già pratica nelle saldature o a fare certi lavori. Invece io ho trovato una soluzione fatta per voi, in modo da darvi la possibilità di fare una cosa più veloce anche per chi non ha molta pratica. Adesso via con il video.
la prima cosa da fare è realizzare una dima con cui andremo a perforare la struttura. Questa dima ovviamente l'ho realizzata in base ai componenti che ho già stampato prima di staccare l'alimentatore. Questi componenti li troverete giù in descrizione. Allora, fatta la dima, disegnati i punti dove essere fatta la perforazione e passo a bucare. I buchi purtroppo ci ho messo parecchio tempo, perché avete capito la struttura è in acciaio e ci impiega parecchio. Non avevo una punta adatta, perché serviva una punta dedicata a questo tipo di materiale e non ce l'avevo, e per questo ho perso parecchio tempo. Ma voi, se avete l'altra struttura, quella in plastica, non ci impiegherete molto per perforare questo tipo di materiale. Questo è uno dei tre componenti. Questo componente qui va ovviamente prima preparato, perché i dadi vanno messi dentro e incollati. Il collante serve per fare in modo che il dado non sfugga nel momento in cui si va a mettere il perno al suo interno. Questo è il lato faccia, quello che andremo a vedere noi. Il lato dado è quello che andrà verso la parte metallica o in plastica in base al vostro stampante. Come vedete dalla figura l'ho applicato, se noterete, anzi si nota a occhio nudo che è leggermente inclinato, perché nel punto più alto è il punto dove ci sarà, diciamo così, la matassa di cavi e potrebbe darmi un po' di fastidio, quindi ho diciamo così abbassato la struttura. Successivamente vado ad applicare questo componente va messo alla parte alta. Questo componente non è altro che il supporto che manterrà l'alimentatore ATX in alto, in più contiene quello che è il nostro dispositivo che ci darà la possibilità di utilizzare le tensioni. Questo componente qui l'ho comprato su Ali, però in più ci ho messo quegli altri connettori per avere più uscite supplementari della 12 volts. Però se non volete questo tipo qua di componente, lo volete realizzare voi, in descrizione vi metterò anche il link del circuito stampato da realizzare per applicare questo, per realizzare questo tipo di componente. Quello che vi ho realizzato è migliore di questo qui, in quanto ha 6 uscite da 5 volts e 6 uscite da 12 volts, rispetto a questo qui che ha anche uscite non pertinenti per il nostro caso. Da quel circuito stampato che ho realizzato io ho eliminato il pulsante on off, perché comunque l'alimentatore ATX ha già di suo un interruttore sulla sua scatola. Successivamente, come pezzo finale, va attaccato questo qui, non è altro che una stecca, sempre stampata ovviamente, che va sulla parte bassa dell'alimentatore. Questa stecca manterrà sia in alto la DX, che impedirà anche di farlo fuoriuscire all'esterno. Allora, a questo punto passiamo al lavoro ultimato. Come potete ben vedere, funziona tutto. Anche se il cablaggio andrà migliorato un pochettino, l'ho messo così alla meglio, giusto per fare questa prova che vi sto mostrando. Allora, il video è finito, il lavoro è altrettanto. Vi lascio a voi una buona giornata e vi ricordo di nuovo di lasciare un like e di iscrivervi al canale. Buona giornata a tutti.